A me spetta il compito di illustrarvi il documento che abbiamo predisposto, che l'esecutivo provvisorio, poi con il, diciamo, alcune correzioni e con il supporto del complesso del coordinamento nazionale provvisorio, abbiamo predisposto per questo dibattito. Naturalmente il testo è da alcune settimane sul nostro sito e sicuramente tutti quanti voi ne avete potuto prendere visione. Quindi naturalmente la mia illustrazione cercherà di essere una sorta di aiuto alla lettura di quel testo. Quel testo è certamente un testo ampio, ma anche molto lacunoso. Naturalmente questo aspetto delle lacune riflette la nostra situazione, cioè di un'organizzazione dimezzata, di un'organizzazione che appunto raccoglie la sfida di provarci ancora con molta determinazione, con la convinzione che ora ha riconfermato Franco nella sua introduzione, con l'idea di raccogliere questa sfida, direi con quella che è la citazione che a tutti noi può venire in mente dei Blues Brothers rispetto a che cosa fare quando il gioco si fa duro. Però naturalmente le difficoltà dobbiamo avercele anche molto presenti, e una delle difficoltà è esattamente quella di sapere essere consapevoli del fatto che la nostra organizzazione non è solo dimezzata in senso verticale, diciamo, cioè nel senso di una organizzazione diminuita del 50% della sua quantità. È evidente che anche la composizione generazionale, sociale, direi perfino di genere, della nostra organizzazione è menomata rispetto alla pur relativa complessità che Sinistra Critica aveva conosciuto nella sua costruzione degli anni scorsi, che era la sedimentazione appunto di una storia lunga, complicata naturalmente, in cui non erano mancate anche lacerazioni, ma che non aveva mai conosciuto, io personalmente nei miei, non cito, non dico quanti, ma insomma alcune decine di anni che ho militato, insomma, grosso modo nella stessa corrente politica, insomma, non avevo mai conosciuto una vicenda di questo genere, che ha comportato non solo lacerazioni personali, naturalmente, ma anche una grave menomazione complessiva del sedimento politico e organizzativo, diciamo del piccolo patrimonio, certamente molto piccolo, ma anche molto ricco dal punto di vista delle esperienze, che si era sedimentato. Naturalmente quindi nel testo sono largamente lacunose le parti dedicate per esempio alla questione ambientale, abbiamo fatto una breve, brevissima appendice, ma naturalmente è un'appendice che segnala appunto delle mancanze più che colmare la lacuna stessa, e quanto sia fondamentale la questione ambientale in questa fase storica, e direi probabilmente complessivamente per il movimento rivoluzionario, è ormai sotto gli occhi di tutti, tant'è vero che non poche organizzazioni, e noi stessi saremmo tentati da questo tipo di cosa, hanno pensato di adottare, non poche organizzazioni anche vicine alle nostre posizioni nel mondo, hanno pensato di adottare la definizione di ecosocialiste. Altra lacuna del tutto evidente, perfino più grave di quella ambientale dal punto di vista sia della redazione del testo sia del peso di questa mancanza, è la questione appunto di genere, cioè la mancanza di un approfondimento, naturalmente una volontà di ispirazione femminista antisessista è presente, abbiamo cercato di farla essere presente,
un po' in tutto il documento, ma è del tutto chiaro che non abbiamo neanche tentato di colmare questa lacuna in modo artificioso. Proprio per questo, credo nella serata di questa sera, si riuniranno le compagne presenti alla nostra assemblea, parallelamente alla riunione con i compagni e le compagne degli esteri, proprio per tentare di dare un contributo e di indicare una strada anche su questa tematica. E ovviamente poi altre lacune ce ne sono, ma non voglio, ecco, soffermarmi sulle lacune, vorrei anche un po' soffermarmi sulle questioni invece che ci sono nel testo. Il testo tenta di fare una prima lettura della crisi. Naturalmente di letture della crisi ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo lette tante e certamente molto più erudite e approfondite di quella che abbiamo messo nel testo stesso. Le abbiamo trovate nel sito di Sinistra Critica precedentemente, nei siti fraterni, diciamo così, del nostro réseau di internet, le abbiamo anche nel sito di Sinistra Anticapitalista e li avremo ancora di più nei prossimi mesi. Però noi nel testo appunto non abbiamo voluto fare un'analisi economica della crisi economica, abbiamo voluto collocare questa crisi nella vicenda più complessiva storica del capitalismo per tentare di individuare un po' sempre quello che è uno degli elementi della nostra identità. Noi siamo stati immersi nel corso del decennio scorso e in qualche misura ancora oggi se ne sentono le conseguenze e le ripercussioni in un grande movimento che è stato il movimento antiliberista, il cosiddetto movimento no global o altermondialista che dir si voglia. Ebbene, naturalmente è stato un movimento di grande importanza, di grande portata, ma è stato un movimento rispetto al quale noi vogliamo marcare una differenza di analisi oggi. Una differenza di analisi perché a noi, in fondo, poi l'abbiamo usata tutti e continueremo ad usarla, non voglio dire, come dire, esorcizzare l'aspetto terminologico, ma la definizione di antiliberista ci sta molto stretta, nel senso che per noi quella definizione indica la possibilità oggi di un capitalismo diverso da quello che concretamente e realmente viviamo, cioè di un capitalismo che, come dire, torni al compromesso sociale che aveva regnato in particolar modo nell'Europa e anche in Italia, ma che ovviamente aveva conosciuto, anche se la datazione può essere diversa, avevano conosciuto anche gli Stati Uniti, che per certi versi era stato un modello sociale che in particolar modo la borghesia europea, di cui la borghesia europea si era quasi vantata nel corso dei decenni del dopoguerra fino a perlomeno tutti gli anni 70, e cioè quella del compromesso che in Italia si è concretizzato e cristallizzato in particolar modo nella Costituzione del 1948. Noi pensiamo che quel compromesso sia finito e finito per sempre, nel senso che non ci convincono tutte quei tentativi di resuscitare quel compromesso. E badate, non è che non ci convincano per un motivo ideologico, perché noi vogliamo il comunismo e quindi non è la Costituzione o come dire una fase di migliore rapporti tra le classi che ci starebbe troppo stretta. Non è questo il punto, perlomeno non è questo il punto fondamentale, naturalmente anche questi sono elementi importanti, ma il punto è che a noi risulta che una riproposizione di quel compromesso sia oggi assolutamente irrealistica, assolutamente fuori di ogni possibilità di concretizzazione. Perché? Perché in realtà oggi ne mancherebbero totalmente gli interlocutori, diciamo i contraenti di un compromesso di quel genere. Mancherebbero a livello internazionale, quel compromesso in realtà rifletteva anche l'esistenza di un compromesso internazionale, la cosiddetta convivenza pacifica
che i più anziani ricordano, ma mancano soprattutto e concretamente i contraenti a livello nazionale, per parlare dell'Italia. Oggi noi abbiamo che perfino quello che rimane della ex sinistra italiana, della ex grande sinistra italiana degli anni 50, 40, 50, 60, e cioè quello che era allora il PC, fa parte in realtà di una borghesia non predisposta al compromesso. Naturalmente cerca il PD di interpretare l'offensiva antipopolare in modo più soft, in modo più presentabile, in modo più friendly, si direbbe con terminologia moderna, ma che è dal punto di vista dei contenuti e della sostanza altrettanto brutale quanto quella di tanti altri interpreti della politica borghese qua e là, sia in Italia che nel mondo. Anche per questo non ci convincono quei tentativi che si concretizzeranno tra l'altro in una manifestazione grande alla quale ovviamente parteciperemo, perché diciamo l'ispirazione dei partecipanti a quella manifestazione è un'ispirazione importante, la manifestazione che è stata già convocata per il 12 di ottobre, una manifestazione che è all'insegna della riconquista, del rilancio, della difesa e del rilancio della Costituzione del 48. Ora noi crediamo che quella manifestazione da questo punto di vista sia una manifestazione azzoppata, perché è una manifestazione che si muove attorno a una preoccupazione reale, cioè quella di una svolta ancora più autoritaria, presidenzialista, illiberale nel nostro paese, con tutte le conseguenze ovviamente sul piano sociale, che ora non voglio nemmeno riassumere per rispetto alla già evidente consapevolezza tra tutte quante e tutti quanti noi, ma che è un tentativo appunto di rivitalizzazione, di resuscitare un documento che rifletteva, quello appunto della Costituzione del 48, che rifletteva in pieno quel compromesso sociale rispetto al quale ho già cercato di chiarire perché non ci convince appunto un tentativo di rivitalizzarlo. Ora noi pensiamo che quella manifestazione sarà comunque un momento di grande partecipazione, ovviamente daremo nel nostro piccolo il nostro contributo a quella, ma pensiamo che diciamo andrebbe riempita di ben altri contenuti e ne vediamo in realtà molti pericoli, cioè vediamo che in realtà quel movimento che si è costruito attorno a Maurizio Landini e a Rodotà e che ha portato a una prima assemblea nazionale qualche settimana fa e che porterà a quella manifestazione appunto il 12 di ottobre, è un ennesimo tentativo di costruire un movimento politico che forse traguarda molto probabilmente alle elezioni europee e ovviamente alle eventuali elezioni politiche anticipate nel caso diciamo questo governo per tanti motivi possa definitivamente cadere senza possibilità di essere resuscitato sotto altra forma, e che evidentemente sarebbe un tentativo di costruzione di un'opzione politica che per l'ennesima volta tenterebbe di costruire una sinistra del centro-sinistra con una falsa alternatività al centro-sinistra, ma pronta, come già in altre occasioni, a ricadere nella logica del tentativo di emendare l'inemendabile. Anche da questo punto di vista noi critichiamo ovviamente molto fraternamente, è arrivato come avete visto il compagno Giovanni Russo Spena, che ovviamente salutiamo e che ringraziamo per la sua presenza in rappresentanza della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista, ma diciamo critichiamo molto fraternamente, ma incalziamo molto le compagne e i compagni di Rifondazione esattamente perché li mettiamo in guardia rispetto a un ennesimo tentativo che potrebbe solo
andare nella direzione di aumentare la crisi e la irrilevanza della sinistra radicale nel nostro paese. Naturalmente questo fatto che noi pensiamo che il compromesso sociale sia improponibile non significa che escludiamo del tutto, anche se lo riteniamo molto improbabile, che una grande offensiva del movimento operaio non possa in qualche modo trovare momenti in cui la borghesia faccia delle concessioni. Anzi, ovviamente lo auspichiamo, ma non sarà di nuovo il compromesso sociale che è durato 30 anni nel nostro paese, 30 anni in Europa e che ha consentito la costruzione di grandi servizi sociali aperti a tutte e a tutti, con grandi elementi di redistribuzione dei redditi, con un, diciamo, molta ideologia, ma anche una certa sostanza di redistribuzione dei redditi. Naturalmente, anche perché allora con il boom economico ce n'erano anche i margini. No, saranno alcune concessioni e noi non dovremmo affatto aver creato a livello di massa, come dire, l'idea che appunto siamo ritornati con tutta la prosopopea del compromesso costituzionale, che siamo ritornati all'epoca appunto della convivenza pacifica tra le classi e che quindi in qualche modo il movimento si possa fermare di fronte a questo. Non è questo, noi dovremmo essere consapevoli e soprattutto rendere consapevoli tutti i nostri interlocutori politici e sociali che si tratta solo di una concessione momentanea, ancor più momentanea di quanto siano state le concessioni, peraltro neanche tanto momentanee, appunto sono durate dei decenni del secolo scorso, perché in realtà oggi la borghesia tornerebbe di nuovo e immediatamente al suo spirito brutale di offensiva antioperaia, come sta facendo in questo momento e farebbe ancora di più se un eventuale movimento avesse in qualche modo spezzato questa sua logica e avesse fatto tornare a un momento di concessione. Peraltro il problema di fronte a noi oggi non è quello di fare un compromesso con qualcuno, perché la borghesia non fa compromessi soprattutto perché oggi non c'è nessuno con cui farli. Non farà certo compromessi con Landini o Rodotà, non farà certo compromessi con i compagni di Rifondazione Comunista, né tantomeno con i sindacati, che peraltro neanche chiedono compromessi ma accompagnano in modo assolutamente complice l'offensiva borghese. Cioè non fa compromessi anche perché non c'è un movimento reale che oggi imponga alcunché alla borghesia, parlo in particolar modo alla borghesia del nostro paese. Questo è il vero problema che abbiamo di fronte oggi, tutte e tutti noi di sinistra anticapitalista, ma ovviamente tutte e tutti noi coloro che nel nostro paese sono assolutamente affezionati a un rilancio della conflittualità. Questo è il vero problema. Naturalmente per questo tipo di problema ci sono delle precise responsabilità, noi nel testo cerchiamo di individuarle, le responsabilità politiche naturalmente di una sinistra che è completamente armi e bagagli passata dall'altra parte, attraverso tutta la vicenda ovviamente dei grandi partiti, della trasformazione dei grandi partiti della sinistra del dopoguerra in quello che sono diventati, in particolar modo ovviamente parlo del PC, che sono diventati in questo nuovo secolo, però anche le responsabilità dei sindacati, in particolar modo ovviamente la responsabilità della CGIL, e cioè la responsabilità di una organizzazione che vanta, organizza milioni di persone, che fondatamente si vanta di essere uno dei sindacati più forti del mondo, ma che non fa mai 2+2, e cioè con il fatto che nel paese in cui ci sarebbe il sindacato più grande d'Europa, in realtà ci sono anche i lavoratori più poveri d'Europa, cioè quelli che hanno salari, salvo ovviamente i nostri fratelli greci, ma diciamo che hanno i salari tra i più bassi della comunità dell'Unione Europea o anche dell'OCSE. Questo in realtà è un 2+2 che andrebbe fatto.
andrebbe fatto da tutti coloro che ancora oggi affidano le sorti del movimento operaio a quella direzione sindacale che in realtà ha una responsabilità centrale nel disastro della classe operaia e dei lavoratori e delle lavoratrici italiani. Dobbiamo dire che naturalmente ci sono anche responsabilità della sinistra radicale, e cioè responsabilità di chi in qualche modo, pur essendo abbastanza consapevole, anzi forse del tutto consapevole quanto noi, di queste responsabilità, della centralità della responsabilità dei partiti del centro-sinistra e dei sindacati a loro legati nella appunto sconfitta della classe lavoratrice italiana, in qualche modo ancora tentano l'irrealizzabile, e cioè la costruzione ancora una volta, dopo il disastro dell'esperienza del governo Prodi, tentano ancora una volta la costruzione di un'alleanza con quei partiti, la sperimentano negli enti locali, la gestiscono nelle regioni e la tentano, peraltro senza essere neanche accettati dagli oggetti di questo tentativo, la tentano anche a livello nazionale. In realtà occorrerebbe anche lì fare 2+2, e cioè se coloro che sono oggetto di questi tentativi in realtà sono i responsabili principali, occorre dire i responsabili principali per quello che è accaduto alle lavoratrici e ai lavoratori italiani, ovviamente oltre ai padroni naturalmente, ebbene non si vede perché fare un'alleanza con loro, e non è un problema di prendere le distanze dal punto di vista morale da questi partiti o da queste forze sindacali, ma si tratta di capire che qualunque politica progressista deve partire da questo presupposto, e cioè esattamente che il PD e le direzioni dei grandi sindacati confederali sono avversari, sono parte del problema, sono una delle parti fondamentali del problema della classe lavoratrice nel nostro paese, e perlomeno da un decennio, da almeno un paio di decenni a questa parte. Naturalmente questo va detto sul piano sociale, va detto anche sul piano istituzionale. Noi assistiamo in queste settimane a degli evidenti tentativi di forzatura istituzionale, che ovviamente si abbina e si combina con quelle forzature sociali che sono state fatte e continuano ad essere fatte, che sono state fatte in grande parte anche durante il governo Monti. Ovviamente già alcune erano state fatte dai governi Berlusconi, sono state fatte dal governo Monti e che ovviamente continuano ad essere fatte e gestite dal governo delle larghe intese, ma dietro queste forzature sociali ci sono delle forzature istituzionali. E questo perché? Forzature istituzionali che naturalmente puntano a una trasformazione dell'assetto istituzionale e costituzionale della nostra Repubblica, in particolar modo a una torsione presidenzialista, quindi a un aumento dei poteri dell'esecutivo e del governo e o del Presidente della Repubblica. Questo perché? Ma fondamentalmente perché hanno una perfetta consapevolezza, con i loro signori, del fatto che la politica, l'attuale politica borghese, la politica delle classi imprenditoriali padronali del nostro paese e ovviamente parallelamente di tutta Europa e in certa misura di tutto il mondo, è una politica oramai anche incompatibile con la democrazia così come l'abbiamo conosciuta nel corso della seconda metà del secolo scorso, cioè una democrazia che appunto, proprio perché in qualche modo sovrintendeva ad un compromesso sociale, doveva anche governare quel compromesso con il più ampio consenso politico, consenso delle maggioranze ma anche delle minoranze governative, anche delle opposizioni, e cioè quel famoso diritto di veto che è stato imputato al PC nel corso dei decenni scorsi era questo, perché il consenso doveva in qualche modo essere un elemento che non era solo il consenso del 51%, ma che doveva spingersi ben oltre il 51% e doveva raccogliere un sostanziale assenso, una politica sostanzialmente emendativa
anche delle opposizioni. Oggi questo non è più possibile, perché oggi non c'è nulla da emendare, non c'è nulla che si possa emendare. La politica padronale sul piano economico, sociale, istituzionale è una politica inemendabile dal punto di vista dei padroni, che non significa che noi non dobbiamo cercare anche di modificarla su un piccolo punto o su punti complessivi, ma per loro non è modificabile, cioè non c'è nulla da contrattare con nessuno, né sul piano istituzionale né tantomeno sul piano sociale. Proprio per questo le forzature, articolo 138, riforma presidenzialista, eccetera, eccetera, stanno andando avanti a grandi passi. Anche qui le responsabilità della sinistra, del centro-sinistra o meglio, sono del tutto evidenti, sono responsabilità centrali. Peraltro il regista fondamentale di questa politica diciamo di torsione autoritaria nel nostro paese è il Presidente della Repubblica, le cui origini diciamo culturali e politiche sono note a tutti e che evidentemente è uno dei diciamo dei grandi numi tutelari del Partito Democratico. Ecco, questo io credo che sia il punto centrale diciamo dell'analisi del nostro testo. Abbiamo voluto dedicare una parte del nostro testo all'analisi di una fase nuova che si è aperta nel mondo, perché dopo una prima fase nella quale diciamo il movimento operaio ha speso le cartucce residue del secolo scorso per tentare di frenare l'offensiva borghese, e dopo un'altra fase in cui sostanzialmente quasi tutti i paesi del mondo hanno conosciuto un periodo di stasi delle mobilitazioni, difficoltà totale alla risposta rispetto all'offensiva padronale, abbiamo assistito negli ultimi tempi, negli ultimi anni e ancor più negli ultimi mesi a una ripresa piuttosto impetuosa di mobilitazioni. Naturalmente le abbiamo viste in Grecia, e su questo non dico nulla perché avremo appunto un punto specifico e il compagno Antonis diciamo sarà molto più preciso di quanto possa essere io su quanto accade in questo paese. Le abbiamo viste in Spagna, le abbiamo viste in Portogallo, le abbiamo viste anche in paesi extraeuropei. Abbiamo visto delle grandi mobilitazioni in Turchia, in Brasile, in Egitto. Mobilitazioni che, come in Grecia, anche in questi altri paesi, sono state sostanzialmente sempre mobilitazioni di risposta alla politica padronale, alla gestione sociale da parte dei governi padronali della situazione del loro paese. Certo, in Turchia il movimento è nato perché volevano abbattere un certo numero di alberi in un parco di Istanbul, diciamo la prima ispirazione è stata una difesa ambientalista di quel parco, di quella ricchezza ambientale di quella grande città. In Brasile il movimento è nato per contrastare un aumento dei biglietti dei trasporti pubblici. Però in realtà in tutti questi paesi questi movimenti hanno manifestato un grande disagio sociale diffuso che affondava le sue radici non solo nei biglietti degli autobus o nella difesa degli alberi, ma affondava le sue radici nel disagio più generale che la politica appunto padronale capitalista di questi anni genera a livello di massa, e che non trova esplicitazioni, non trova canali di espressione a livello istituzionale, e quindi si esprime, fortunatamente si esprime in quei paesi, in Italia purtroppo non si esprime neanche, si esprime in grandi mobilitazioni sociali, centinaia di migliaia di persone, in Egitto decine di milioni di persone che scendono in piazza per rivendicare una politica sociale diversa. Ora, questo è una grande ricchezza naturalmente, perché queste mobilitazioni mostrano la grande potenzialità latente a livello di massa rispetto alle mobilitazioni. Potenzialità che naturalmente rispetto alla quale noi dobbiamo lavorare anche nel nostro paese per tentare di farla esprimere, essendo presenti alla difesa
nei limiti delle nostre possibilità, ovviamente essendo presenti alla difesa di qualunque albero, opponendoci all'aumento di qualunque biglietto, qualunque tariffa, e più in generale ovviamente spiegando quella che è con la nostra propaganda, la nostra iniziativa, il nostro radicamento sociale, spiegando diciamo quella che è la nostra lettura della politica capitalista di questa fase. Ecco, però questi grandissimi movimenti, prendiamo ad esempio quello più grande, cioè quello egiziano del 30 giugno, ma più in generale diciamo di tutta la fase di questi ultimi mesi, quali risultati hanno portato a casa? Sì, gli alberi del parco Gezi di Istanbul sono stati momentaneamente salvati, i biglietti in Brasile non sono aumentati, però diciamo non è certo questo che ha risolto il problema grandissimo disagio sociale che ha portato centinaia di migliaia di giovani e di lavoratori e di lavoratrici a scontrarsi con le polizie, a sfilare nelle piazze di tutta la Turchia o di tutto il Brasile o a milioni nelle vie di tutte le città egiziane. In Egitto è ancora più evidente la questione. Milioni e milioni di lavoratori, di lavoratrici, del popolo egiziano intero in piazza per rivendicare il rovesciamento di quel presidente che solo un anno prima era stato eletto, seppure non con grandi numeri, ma comunque era stato eletto dalla maggioranza dei votanti per quel paese, perché ovviamente se ne rifiutava la politica economica e sociale condotta in questi 12 mesi, per essere sostituito da un governo militare che peraltro era stato esattamente il governo militare che 12 mesi prima si era voluti cacciare per eleggendo Morsi e il governo dei fratelli musulmani alla guida dell'Egitto. E cioè sostanzialmente un movimento che mette in campo milioni, milioni e milioni di persone per ritornare al punto di partenza, come in un micidiale gioco dell'oca da cui non si riesce ad uscire. E questo ha un senso. Perché? Qui è la crisi della sinistra, qui è la crisi delle proposte alternative, la crisi dell'antagonismo politico, perché la potenzialità latente a livello di massa alla fine esplode e si esprime, ma se non c'è una proposta politica alternativa all'altezza di questi movimenti, all'altezza della profondità di questi disagi sociali, in realtà questi disagi sociali di per sé non producono nulla. In fondo questo problema, il problema della politica alternativa, dei soggetti politici, della crisi della sinistra non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, perché ovviamente ho parlato della Turchia, dell'Egitto, del Brasile, quindi di tre paesi in fondo collocati in tre continenti diversi, in tutti questi paesi e ovviamente anche in Italia e ovviamente neanche solo in Italia, la sinistra ormai non c'è più, non è più in campo dal punto di vista di una proposta in grado di convincere settori significativi, non dico maggioritari, tantomeno complessivi e totali dei movimenti di massa, di una possibilità di sbocco diverso dal tornare alla casella di partenza. Questo è il dato che credo sul quale noi dobbiamo riflettere, e questo è il dato tra l'altro fondamentale delle divergenze che noi abbiamo maturato con gli altri compagni e compagne di Sinistra Critica, che hanno scelto una strada diversa. Su questo io non dico nulla, perché se non questo brevissimo accenno, perché noi pensiamo che questa nostra assemblea, così come il dibattito che abbiamo fatto nei nostri circoli locali, debba tentare di soffermarsi il meno possibile sul passato, non perché non sia importante, non perché non ci dia anche delle lezioni su errori non solo che hanno commesso loro, ma che abbiamo commesso tutti quanti e quindi che ci coinvolgono anche noi che abbiamo fatto una scelta diversa. Quindi riflettere su quelle cose può essere comunque utile, ma pensiamo che di dedicare questo nostro appuntamento soprattutto alla spinta in avanti, alla volontà di costruire questo nostro nuovo inizio, questa nostra nuova sfida, di affrontare questa nostra nuova sfida e di tentare
quello che con Sinistra Critica avevamo smesso di tentare, cioè di colmare, di dare un contributo naturalmente, non pensiamo di essere noi soli a poterlo fare, ma di colmare esattamente questo vuoto, questa mancanza di sinistra, questa carenza di una proposta di sinistra alternativa. Ecco perché noi vogliamo riportare la nostra attenzione alla politica, cercando di essere presenti nei momenti di dibattito politico e cercando di sforzarci di costruire anche momenti di dibattito politico. Ecco perché lavoriamo politicamente nei movimenti di massa, lavoriamo politicamente nelle organizzazioni sindacali, per cercare naturalmente di aumentare le potenzialità di lotta, per cercare di aumentare la convergenza tra i movimenti, per cercare di aumentare l'unificazione delle piccole lotte parziali, frammentarie, già esistenti. Naturalmente per cercare di cogliere al meglio, in modo non giornalistico, diciamo, quello che accade attorno a noi. Ecco perché, soprattutto sul piano politico, noi vogliamo essere presenti, anzi abbiamo, credo, dato un contributo importante già fino ad ora, ma vogliamo darlo ancora di più nel prossimo futuro, alla costruzione, alla crescita della esperienza e del progetto di Rossa. Già veniva citato da Franco nella sua introduzione, mi ci voglio soffermare io in questa relazione, e lo trovate ampiamente presente nel testo. Noi nel testo diamo una grande importanza a questo esperimento, naturalmente è un tentativo, come tutti i tentativi, come la politica in generale, non c'è nessuna garanzia che funzioni le cose, no? Quindi diciamo come e quanto funzioneranno ce lo sapremo dire più avanti, però noi crediamo molto a Rossa per due motivi. Uno, molto banale ma in fondo sostanziale, e cioè è l'unico esperimento in campo, cioè è l'unica cosa, è l'unico tentativo che oggi consapevolmente e esplicitamente si pone l'obiettivo di colmare quel vuoto di sinistra di cui parlavo prima. È l'unico. Ed essendo l'unico, per noi l'alternativa è presto detta. O ci rendiamo responsabili di rompere quell'unico tentativo e costruiamo un altro, e per chi vuole costruire l'unità non sarebbe una grande scelta, diciamo, lungimirante, oppure partecipiamo appieno a quell'esperienza. E questa è la nostra scelta. La scelta che noi proponiamo a questa assemblea è di partecipare appieno in tutte le città, in tutte le realtà in cui siamo presenti, alla costruzione di Rossa. Alla costruzione di Rossa, che noi non riteniamo affatto alternativa alla costruzione di Sinistra Anticapitalista. Sinistra Anticapitalista naturalmente è un'organizzazione che vuole avere vuole tentare di avere, riconfermare una sua identità di fondo e che diciamo già in questa assemblea trova, come dire, conferme di qualche iniziale successo. Diciamo siamo usciti dalla vicenda di Sinistra Anticapitalista come il 50%, in realtà noi già le cifre che venivano dette prima, che ovviamente riguardano solo i partecipanti a questa assemblea, ma diciamo noi abbiamo anche una verifica poi più sostanziale del tesseramento nelle varie città, ci indicano che forse siamo un po' più del 50% e che diciamo ci sono potenzialità per andare avanti. Ma dicevo c'è un secondo punto sul quale che noi proponiamo per sostenere questa nostra idea di impegno a fondo nell'esperienza e nel progetto di Rossa. Noi nel testo poniamo alcune caratteristiche che la sinistra, che diciamo un tentativo di costruire una sinistra unita nel nostro paese deve avere. Ora non le enumero, le trovate nel testo, sono un paio di pagine, avete tempo di leggervele, se le avrete lette, ma, o di rileggervele.
Noi riteniamo che in rossa sostanzialmente ci siano già tutte. Cioè che quelle che dovrebbero essere, secondo noi, le caratteristiche che una sinistra unita, alternativa al PD, il più possibile progettuale, unitaria, inclusiva, dovrebbe avere, Rossa tenta di averle. Naturalmente anche lì il fatto che ci riesca è una sfida, a cui peraltro dobbiamo concorrere anche noi perché la sfida abbia un successo. Però diciamo, le intenzioni sembrano esserci e quindi noi diciamo, prendiamo sul serio questo tipo di cose. Poi c'è il compagno Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Rossa, che interverrà, credo, tra un po' e che diciamo, ci chiarirà se queste intenzioni sono reali o meno. Ma diciamo, siccome molti di noi già partecipano a Rossa a livello nazionale e locale, diciamo, le vediamo già in campo, le abbiamo viste già in campo nelle settimane e nei mesi scorsi, e spero le vedremo ancora di più in campo nei mesi futuri. Ora, noi crediamo che questo tentativo vada esperito fino in fondo e quindi diventa uno degli assi fondamentali della nostra impresa politica. Naturalmente il fare politica significa seguire attentamente e fraternamente, facevo un accenno già prima, rispetto alla manifestazione del 12 e al movimento messo in piedi da Landini e Rodotà, noi seguiremo molto attentamente il dibattito congressuale che si sta per aprire nel Partito della Rifondazione Comunista, perché sappiamo che quel partito è diciamo l'aggregato organizzato più consistente alla sinistra del PD, e non solo, è anche evidentemente un sedimento di esperienze importanti di chi appunto non ha rinunciato a fare politica da sinistra nel nostro paese. Quindi il dibattito lo seguiremo attentamente, naturalmente fraternamente, ma anche impietosamente, il che non significa ovviamente con spirito settario, ma significa nella chiarezza della discussione e del confronto politico. Naturalmente avremo momenti di confronto con i compagni e le compagne di Rifondazione, però per noi c'è un punto, e cioè che quel dibattito non può banalizzare, mettere in un angolo quello che è stato la vicenda della sinistra radicale nel nostro paese, perché la vicenda è stata una vicenda punteggiata dopo le grandi mobilitazioni dei primi anni 2000, naturalmente, è stata una vicenda contrassegnata da errori disastrosi uno dietro l'altro, dal governo Prodi alla lista Arcobaleno, alla lista di Rivoluzione Civile, al tentativo oggi di partecipare in modo ancor più subalterno all'esperimento Landini-Rodotà, su cui ho già detto all'inizio. Ora io ovviamente, i compagni e le compagne faranno liberamente, di Rifondazione faranno liberamente il loro dibattito, ci mancherebbe altro, e diciamo, però ecco, io credo che se quel dibattito elude o aggira, diciamo, questa vicenda, non è che debbano leccarsi le ferite, il problema è, ovviamente non si fanno i dibattiti per leccarsi le ferite, però se allude o aggira questa vicenda, io credo che avremo significative delusioni ancora una volta da quel versante, e diciamo, rischiamo che quel partito, pur importante, pur nella ridotte dimensioni a cui ormai è in qualche modo costretto, comunque certamente senza paragone con le nostre ridottissime dimensioni invece, però rischia di essere un partito che non darà un contributo serio, reale, importante come partito. Poi tanti compagni e tante compagne ovviamente individualmente possono dare tanti contributi ai movimenti o a tante altre esperienze, ma come partito non darà il contributo che potrebbe e dovrebbe dare alla costruzione di quell'alternativa anticapitalista di cui ho parlato ampiamente e di cui c'è estremo bisogno nel nostro paese e anche a livello continentale.
un altro punto su cui dovremo confrontarci con questi compagni, più in generale all'interno della sinistra radicale del nostro paese, è la politica sindacale. Ora, noi abbiamo assistito in questi ultimi mesi a una involuzione spaventosa della più grande organizzazione sindacale del nostro paese, parlo evidentemente della CGIL. E dentro questa involuzione abbiamo assistito a una svolta significativa anche di quella che era stata la speranza di un perlomeno parziale recupero della CGIL a una prospettiva di lotta di classe, e cioè parlo della FIOM, un'organizzazione che nei fatti, seppure in modo convulso e con qualche contraddizione, sta rientrando totalmente nei ranghi della maggioranza diciamo concertativa diretta da Susanna Camusso. Anche qui diciamo abbiamo assistito a una concretizzazione di questa involuzione, dopo anni, diciamo anche forse un decennio, di una politica sindacale contraddittoria, ma a volte antagonista, della CGIL, ancor più della FIOM, nei confronti della politica complice di CISL e UIL, nei confronti della politica padronale, abbiamo assistito invece a un ritorno alla grande dei grandi accordi interconfederali unitari, assolutamente deleteri dal punto di vista della sostanza, dei contenuti, del merito, come quello del 31 di maggio sulla rappresentanza, come quello di Genova annunciato durante la festa del PD qualche settimana fa, in cui CGIL e CISL e UIL fanno totalmente propri gli obiettivi e le rivendicazioni che Confindustria avanza nei confronti del governo. Ora, noi vorremmo capire, le compagne e i compagni di Rifondazione, che giudizio danno di questi accordi, e quindi che giudizio danno di chi questi accordi sottoscrive o perlomeno sostiene, come la CGIL e per quanto riguarda il sostenerlo anche la FIOM. Ecco, noi crediamo che questi siano dei nodi rispetto ai quali nella politica, nel confronto politico, ripeto fraterno ma molto chiaro e netto, esplicito nella sinistra radicale, sono domande rispetto alle quali noi la nostra l'abbiamo esplicitata molto nettamente e aspettiamo risposte. La nostra volontà è quella di costruire un'organizzazione, diciamo, come organizzazione politica, su quelle che sono state le nostre difficoltà di questi ultimi mesi, direi forse di quest'ultimo anno e mezzo, non voglio qui riaprire ferite. Noi siamo stati paralizzati sul piano politico dalla vicenda interna di Sinistra Critica. Ecco, per noi quella è una fase che vogliamo dichiarare definitivamente chiusa. Vogliamo, come ho detto, tornare a fare politica, vogliamo tornare ad essere un'organizzazione presente sul piano nazionale, nei limiti della nostra evidentemente limitatissima forza, un'organizzazione presente e capace di pesare, pur in modo microscopico, nella discussione dei settori più radicalizzati del nostro paese. E vogliamo costruirci. Quindi vogliamo impegnare la nostra organizzazione nel prossimo futuro su due piani. Uno, la nostra costruzione, attraverso una campagna di adesioni che si rivolga non solo, ovviamente anche, e in primo luogo, a tutte coloro e tutti coloro che sono stati iscritti a Sinistra Critica, naturalmente al di là di come abbiano votato al congresso di un anno fa, ma anche evidentemente a quei tanti compagni che non si sono più tesserati a Sinistra Critica negli ultimi anni, e naturalmente anche a tutti coloro che possono essere interessati al nostro progetto a prescindere da quello che abbiano fatto negli ultimi anni dentro o fuori Sinistra Critica, perché diciamo quella è una fase che noi dichiariamo chiusa, quindi per noi gli interlocutori sono a 360 gradi. Una campagna di adesioni e una campagna che partirà ovviamente con il tesseramento del 2014,
che si baserà ovviamente su quella parte di tesseramento di Sinistra Critica che è rimasto a noi, diciamo, per il 50%, come dicevo prima, ma che dovrà guardare ben oltre quell'orizzonte. È una campagna di sottoscrizione, naturalmente modesta ma molto ambiziosa. Modesta perché non vogliamo porci obiettivi, diciamo, fuori portata, ma molto ambiziosa perché vogliamo che i compagni si impegnino, le compagne e i compagni si impegnino fino in fondo anche su questo piano, perché come è noto la nostra organizzazione, come oramai quasi tutta la sinistra radicale nel nostro paese, vive esclusivamente dei contributi delle proprie militanti e dei propri militanti. E quindi ci poniamo l'obiettivo, proponiamo di adottare l'obiettivo di 30.000 euro da raccogliere nei prossimi mesi come sottoscrizione nazionale per sostenere evidentemente il progetto politico che ho tentato di riassumere, che diciamo abbiamo tentato di illustrare nel documento base di questa assemblea. Infine una campagna che però non possiamo delineare ora, che punta alla, diciamo, discussione che ci sarà, che c'è già, ma che diciamo ci sarà ancor più nei prossimi mesi, attorno alla questione dell'Europa. È chiaro che andiamo, a meno di un'accelerazione della crisi politica nel nostro paese, su cui oggi non facciamo previsioni, andiamo nella primavera, tarda primavera del prossimo anno, verso la fine di maggio, sembra che siano state anticipate, di qualche settimana, alla fine di maggio, alle elezioni europee. Noi non sappiamo se ci saranno possibilità di presentazione della sinistra radicale, in quale forma e se ci saranno le possibilità della presentazione della sinistra radicale e quindi evidentemente forse anche in parte nostra a quelle elezioni. Oggi è prematuro anche solo discuterne, ma in ogni caso escludiamo oggi che ci siano i presupposti per poterne discutere. Però certamente ci sarà un momento importante di grande concentrazione dell'attenzione sulla vicenda europea e quindi noi ci proponiamo di sviluppare in quell'ambito una grande campagna di critica di questa Unione Europea con i suoi trattati, con la sua logica politica e soprattutto con la sua logica sociale che sovrintende esattamente al massacro sociale che nel nostro paese, ma ancor più nella Grecia, sta già operando a distruzione di tutte le conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori. La sfida che abbiamo di fronte è grande, è una sfida, ripeto, senza precedenti. Io qui sono uno dei più anziani, io personalmente una sfida così, insomma, ho sempre tentato di dare in questi decenni un contributo alla costruzione di organizzazioni politiche, piccole, meno piccole, un po' più grandi, quando sono stato in Rifondazione era un po' più grande ancora, però sempre organizzazioni che esistevano e che, diciamo così, volevo dare il mio contributo perché fossero un po' più grandi e un po' migliori. E questo è quello che credo abbiamo fatto tutti quanti noi. Peraltro in fasi politiche e sociali assolutamente diverse, in un contesto culturale assolutamente diverso. Un contesto nel quale, come dire, dirsi comunisti, non dico andava di moda, ma insomma era molto più facile di quanto sia oggi. Alcuni compagni, diciamo, infatti ci hanno detto: ma perché dirsi ancora comunisti? Ma noi non è che facciamo le scelte che vanno di moda. Diceva prima Franco, non ci sono pagine bianche. Non è che non dicendosi comunisti la prospettiva di trasformazione complessiva della società si libera del fardello di quello che è accaduto nell'est europeo nel corso del decennio scorso, della seconda metà in particolar modo del decennio scorso. Ce l'abbiamo comunque, ce lo rinfacceranno comunque. Non è che cambiando nome ci salveremo da questo onere. Così come la costruzione di un'organizzazione politica.
Noi non vogliamo fare come i compagni dai quali ci siamo separati qualche settimana fa, che dicono no, torneremo a costruire un'organizzazione politica quando sarà più facile. Noi pensiamo che non sia una questione di moda. Quando si fa politica perché la fanno un po' tutti, la faremo pure noi. Adesso noi facciamo i movimenti. No, noi pensiamo che il tentare di fare politica da sinistra sia un'esigenza della classe lavoratrice e soprattutto un'esigenza della lotta per la trasformazione della società. Ed è per questo che la vogliamo fare, anche se lavoriamo molto più in salita, scaliamo l'Everest, lo so, però vogliamo farcela. Ci armiamo di corde, di scalpello e dei chiodi che si avvita a montagna, insomma, da alpinista. Non lavoriamo in discesa, a parte che non abbiamo mai lavorato in discesa, ma in ogni caso la salita è molto più erta e molto più ripida. Benissimo. O meglio, malissimo, ma ci proveremo lo stesso. Da questo punto di vista, questa assemblea è una scommessa, in parte vinta, perché appunto i numeri sulla partecipazione, che domani saranno maggiori, ma che già oggi diciamo sono molto incoraggianti, ci dicono che ce la potremmo fare e ce la possiamo fare. Naturalmente dipende da noi. Quando dico da noi non dico da quelli che stanno da questa parte del tavolo, dico da noi, tutti quelli che stanno qui e anche quelli che ancora qui non sono arrivati e anche quelli che per un motivo e per l'altro non verranno e che hanno delegato, diciamo, voi e noi a essere presenti qui e a prendere le decisioni che prenderemo.